Allora, regà, capiamoci un attimo. Sto quartiere deve essere lindo, pinto. Non voglio gente strana in giro. No, non controllare, scusi. Ragazzi. Non mi fate scureggioni, gente strana, caccolosi, ste non robe ho visto, qua. Ma l'altro ieri uno si stava mangiando una caponata per strada. Allora, per noi strada, oggi stiamo usciti dall'ufficio. Stavamo in ufficio con l'aria condizionata a lavorare, a fare le indagini internazionali. Io e l'ispettore Franchino. Te che sei nuovo, me devi fare cacchio del piacere che me li becchi come oggi li becco io. Io se li vedo, dai, fermiamo, scendiamo, arresto, arrivederci e grazie. Oggi ci famo capire come funziona. Se ci sono i sequestri, me li fai. Cioè, se uno sta a mangiare qualcosa, certo. Io sequestri. Se uno sta a fumare, o sequestri. No, oggi te famo vedere come funziona. Oggi te famo vedere come funziona, così quando ricordati che noi qui rappresentiamo la legge. Va bene. Siamo la legge. Chiaro? Oh. No ai scureggioni, okay. Basta. Mi sembra chiaro, noi siamo precisi, ligi al dovere. Mi raccomando che te da poco che fai sto mestiere, questo è un mestiere che si fa con onore, su, impettito, fatte vedere. Andiamo. Pistola carica, sempre pronto, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Ragazzi, allora, stesso discorso, ve lo dico io, ci fermiamo, becchiamo il birbante, gli famo vedere come funziona, Senti che puzza di scureggio dentro a sta volante. Esposito! Esposito, ma te sei mangiato il ciambello? Ma proprio dai, te! Entra, cioè, dentro, cominciamo su. Bene! Esposito. Non ti ci mando dalla famiglia il weekend, te lo dico esposito, subito! Esposito, ti lavo i permessi! Ti lavo i permessi la macchina tutto! Pulita, senti dai, che puzza! Bravo! Vai! Luci, vai! Uomini, donne, cittadini, la squadra antiscureggioni veglia sulla vostra città. Veglia sul vostro quartiere, veglia sui vostri bambini. Nessuno scureggione vi molesterà più. Ogni giorno uno scureggione mina la vostra sicurezza, spaventa i vostri bambini. Con un pacchetto di patatine e quell'aria sorniona racchiude un pericolo che non potete nemmeno immaginare. Esposito, io ti indico subito chi è da fermare, perché voglio stare tranquillo, che ci sono i ragazzini che escono da scuola a st'ora. Ok. Andiamo, va. Guarda qua, tutto tranquillo, vedi? Così si deve tenere il quartiere, capisci? Io non voglio vedere storie, gente in mezzo, vai, vai, esposito, vai. Ecco, guarda, commissà, lì a sinistra, ecco commissà. Là, guarda, vai, vai, gira, 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 gira. Venga, come non hai fatto gagne. Niente, sai che le patatine qua c'è la scuola, c'è la scuola che le patatine in giro. Ma tengono compagnia che ma quale compagnia? Questo è tanto dei sequestri. Ma guarda che storia. Allora, questi così, questi devi fermare subito. Questi sono pericolosi. Vabbè, fammi io dici a mia madre. Come a tua madre? I documenti ce l'hai? No, non ce l'ho. C'ha manchi i documenti questo, porco dici. Ma dove abiti? Abito lì a 100 metri. Allora fai una bella cosa, ti fai il giro, ti fai il giro da 2 chilometri perché non mi passi davanti alla scuola. Come faccio? Come te fai il giro? Come fai? Ma come faccio? Sono 2 chilometri a piedi. Vai, fate il giro. Che mo ti parto un commissariato. Ah, questi, no. Questi non li devi far passare davanti, capito? Fanno il giro là. Sì, devo stare tranquilli, devo controllare. Certo. Scureggioni, ragazzi, non ci devono stare. Io voglio stare tranquillo. Va bene. Mi raccomando, fai che io stia in ufficio tranquillo. Ti stai imparando un mestiere. Questa è la legge, chiaro? Oh, andiamo, va. Voglio proprio controllare qui al suo quartiere com'è la situazione, che è veramente terribile. Cioè, un giorno che sto in ferie succede sto casino, dai! Un solo giorno! Ma tu dimmi che storia, mi dovete uno scureggione vicino alla scuola! Maresciallo, no, commissario! Maresciallo. Ma possibile che mi dovete chiamare sempre maresciallo, commissario! Ho studiato una vita per diventare commissario, scenda dalla bici, ma quale ricotta di madre? Maresciallo. È una bici da ragazzino, scendi, questa è rubata. No, questa ce l'hai lo scontrino? Ma regalo di mamma! Sequestra tutto, ma quale regalo di mamma? Dove stavi andando?
comprare la ricotta. Ma quale ricotta? Ricotta. Ma dove ce l'hai lo scontrino a bici? Ah, questo è regalo, è regalo. È una bici da ragazzino, regalo. Questa qui dà il brutto esempio, l'avrai rubata. Questo, 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 sì. Senti, io non lo voglio arrestare questo perché piagne, questo, la madre, sì, cose. Ma che la ricotta, ma come gliela porto? La ricotta la porti a quanti chilometri so? Ma andavo via prima che muovevo. Allora, vai, inizia a camminare, giovane, fatti i muscoli, su. Vai, la bicicletta, giù, posso no, no, la bici è sequestrata. E giù le maniche, oh, se no, nuova. Giù le maniche. La legge, mia, mi la legge sono io. Aria, bravo. Vai. Io guarda, non lo voglio arrestare perché fa caldo. Vai da tua madre, torni in commissaria domani accompagnato da mamma. Piano di scure. Chiaro? Forza. Ragazzi, io queste scene non le voglio vedere perché così non può andare avanti, giusto? Giusto. Mi raccomando, questa è la sequestri. Tutti i giorni mi fai un sequestro, due, tre. Voglio il commissariato pieno di roba. Chiaro? Oh. Franchino, andiamo, forza! Oggi voglio fare mambassa! Andiamo, andiamo! Esposito! Tu stai sempre lì a non fare niente! Oh, pulisci sta macchina che puzza! Mamma mia! Esposito! Ma c'è la Nutella! Ma quale Nutella, Esposito? Siamo poliziotti noi! Chiaro? Forza, rappresentiamo la legge! Avanti, via! Allora, cari ragazzi, oggi ti ho fatto vedere il mestiere. Io voglio stare tranquillo. Quando sono in ufficio voglio stare tranquillo. L'ispettore Franchino non può stare sempre con te. Tu e con lo scureggione d'Esposito mi dovete fare i sequestri. Bicicletta, adesso quanto ci ha messo a sequestrare? La patatine. Tutto. Voglio stare tranquillo. Il problema qua in questo quartiere è che è pieno di scureggioni. Gente che va dalla madre che ha bicicletta da ragazzino, quell'altro che ha patatine davanti alla scuola, capisci? Tu qua. Ti devi svegliare, perché sennò sato ti rimando a Pordenone a cambiare le caccole ai cani. Quello è il mestiere tuo. Porca miseria. Pure, no, Esposito ce lo tenemo, lo sai perché? Perché è l'unico che sa parcheggiare le macchine. Sì, però si mangia le ciambelle scurette. Ho capito, mi pare il commissario Winchester, porca miseria. Comunque, quello che io voglio dire è questo. In città servono nuovi poliziotti che facciano il mestiere fatto bene. Io mi sto impegnando in questo. Perciò, caro amico, mi raccomando, diamoci da fare perché esempi negativi non ne voglio vedere. Giusto?